come prima cosa è una grande responsabilità, perché vai a rappresentare la tua nazione di fronte al mondo, e comunque sia è anche una grande emozione e una grande avventura professionale. Allora, sicuramente è un grande stimolo verso la ricerca e quindi anche aiuta a capire, a comprendere i propri limiti e a superarli, che è poi quello che ti porta ad arrivare al massimo del risultato. È un'opportunità di crescita sia a livello professionale che a livello umano. E ho realizzato un sogno. Un'emozione esplosiva. Un'emozione incredibile. Con una grande unione, con una grande freddezza soprattutto, e ancora prima nell'andare a cercare di ricreare quell'equilibrio di squadra che si era un attimino perduto. Grandissimo gioco di squadra e soprattutto condivisione tra di noi e la grande capacità di ascoltarci l'un l'altro, e questo ci ha portato ad avere un grande punto di forza che è stata la nostra unione. Sicuramente, come abbiamo affrontato anche il resto dell'allenamento, quindi rimanendo uniti e facendo forza su quello che è lo spirito di squadra, ma soprattutto sulla nostra amicizia. I punti di riferimento sono stati tanti, adesso non ricordo con esattezza chi, ma le linee guida sono stati sicuramente i grandi maestri italiani e alcuni francesi. Per me diciamo più o meno la stessa cosa, perché punto di riferimento anche per me sono tanti, uno in primis pasticceria non di famiglia, degli zii, quindi ho mosso i primi passi lì, e poi comunque formazione, quindi incontro con grandi maestri italiani e soprattutto i viaggi in Francia ad incontrare anche i pasticceri francesi. Sicuramente, avendo iniziato come figlio d'arte, quindi sia con nonno e padre pasticceri, è iniziato tutto in famiglia. Poi ovviamente la cosa è andata avanti e lo sguardo si è rivolto all'Italia e anche all'estero, a quelli che sono i più grandi professionisti del settore. Ale? Anche da domani. Ma ci dovrei pensare. Oh sì, sicuramente sì. E decisamente continuare a raccogliere quello che abbiamo seminato e cercare di continuare ulteriormente a seminare per cercare di creare ancora novità e magari aiutare le prossime squadre che vorranno partecipare alle prossime competizioni mondiali. Sicuramente rimanere nel mondo della formazione e quindi mettere a disposizione di altri la propria esperienza, ma soprattutto continuare a fare sviluppo e ricerca per non rimanere mai indietro, soprattutto dopo un campionato del mondo. Quello di continuare a fare il proprio lavoro con passione.